Siamo in collegamento con il sindaco di Pollica, Stefano Pisani, e componente anche dell'ANCI Campania, per tracciare un po' il bilancio delle attività, ecco, che si stanno svolgendo. Da un lato c'è questa forte volontà, insomma, da parte appunto delle categorie fragili di fare il vaccino, dall'altro, insomma, per queste ultime notizie che l'AIFA, insomma, ci ha fornito per quanto riguarda la sospensione temporanea e precauzionale dell'AstraZeneca, insomma, tanti sono anche i dubbi e le tensioni di tanti cittadini. Lei ieri ha fatto un post con una provocazione, ecco, da primo cittadino, ha detto: io sono pronto a vaccinarmi per dare l'esempio, insomma, per scongiurare ogni timore, ogni paura. No, la mia non è una provocazione, perché una provocazione sarebbe stata tale se la mia esternazione volesse portare delle, come dire, delle conseguenze nei confronti di chi ha sospeso il vaccino. No, la mia era semplicemente un modo, è semplicemente un modo molto preciso per, una volta che gli istituti regolatori si siano espressi favorevolmente per il ripristino del vaccino, un modo per dire a tutti i miei cittadini: guardate, se gli istituti regolatori ci dicono che possiamo continuare ad effettuare le vaccinazioni con AstraZeneca, io sono il primo che riprendo la mia fiducia nelle istituzioni, nella scienza, e mi sottopongo per dimostrarvi che questo vaccino non è né migliore né peggiore degli altri alla vaccinazione, nel vaccino AstraZeneca. Se avessi detto mi sottopongo alla vaccinazione con Pfizer, tutti avrebbero detto: il politico vuole fare il furbo. In questo caso ce la siamo cavati alla grande, perché nessuno, o quasi più nessuno, vuole fare il vaccino AstraZeneca. Però pensate, ci sono persone che hanno ricevuto questo vaccino. Noi abbiamo un dovere di serietà e di giuste informazioni anche a favore delle persone che hanno fatto la prima dose e che adesso vivono l'ansia del chissà cosa mi potrà accadere. Questi sono fattori, ansie, sentimenti umani da tenere in considerazione, per cui penso che tutti i primi cittadini debbano, come dire, assumersi la responsabilità del ruolo e guidare la comunità. La comunità, come dicevo anche nel mio comunicato stampa, in alcuni casi va accompagnata alla messa in sicurezza, e quindi il sindaco sarà l'ultimo a lasciare il pericolo, e in alcuni casi invece la comunità va accompagnata guidandola da principio, da primo tra i pari, per poter proseguire l'attività di vaccinazione. Altrimenti, ed è questa la preoccupazione che mi ha spinto al mio comunicato stampa, alla mia esternazione, altrimenti non avremo un'estate così florida come quella fortunata dell'anno scorso, e poi avremo bene da lamentarci di altro, delle emergenze economiche e sociali che sono dietro la porta e che ci ritroveremo addosso se l'estate non dovesse andare come l'anno scorso. Perfetto, sindaco, per concludere vogliamo lasciare, insomma, un suo messaggio proprio ecco, per i cittadini che in queste ore, insomma, sono ancora abbastanza scettici sulla vaccinazione. Come lei ha ben ricordato, insomma, non c'è da temere, ma bisogna andare avanti speditamente per poter annientare, insomma, questo virus invisibile che ci sta insomma, impedendo di vivere la nostra vita in tranquillità. Guarda, le mie parole sono assolutamente superflue. Vi racconto questo aneddoto per farvi capire lo spessore e la statura morale della vecchia generazione. Io ho dei genitori ultraottantenni che hanno fatto il vaccino. La fierezza con la quale mia mamma di 84 anni si è recata in ospedale senza batter ciglio a fare il vaccino, senza nessuna preoccupazione, e alle preoccupazioni mie ha risposto: ma ne ho fatte di peggio, ne ho vissute di peggio, è solo un vaccino, cerchiamo di dare la giusta dimensione alle cose. Penso che questo possa essere, come dire, il modo migliore per dire a tutti: crediamo nella scienza. Lo fanno quelli delle generazioni che più hanno sofferto e hanno compreso quanto la scienza ha portato benessere. Alle cautele, alle ansie, bisogna porre rimedio con
la presenza delle istituzioni che sono deputate a fare questo. La dimostrazione, e la leggo al contrario, è che quando c'è stato minimamente il possibile collegamento tra le morti e i vaccini, si è sospeso immediatamente. Quindi vuol dire che c'è una grande attività di vigilanza che produce grande sicurezza e che nel momento in cui si dovessero esprimere positivamente, mettiamoci tutti in fila in modo ordinato per ricevere il vaccino e uscire finalmente da questo incubo che dura oramai da troppo tempo, da un anno, e che oggi ricordiamo essere anche la giornata di commemorazione delle vittime del Covid, che trovano una rappresentazione drammatica e molto forte, quella del trasporto delle bare dei defunti a Bergamo con i camion dei militari. Questa è una cosa che dobbiamo tenere ben presente quando decidiamo di assumere posizioni scettiche verso la scienza, ed è bene ricordare quello che ci insegnano i nostri anziani, centenari, genitori, nonni, che ci dicono quello che loro hanno vissuto in passato.